In apertura di telegiornale ve ne abbiamo già parlato. Il 19 agosto 2003 22 persone morirono nel bombardamento dell'ufficio delle Nazioni Unite a Baghdad. Ebbene, proprio in memoria di questa data oggi si festeggia, ricorre praticamente la prima giornata mondiale per l'aiuto umanitario che è stata proclamata proprio dalle Nazioni Unite, perché? Per richiamare appunto l'attenzione sull'importanza del lavoro umanitario, ma soprattutto su quelli che sono i rischi che ogni giorno lì corrono gli operatori. Ne parliamo a tal proposito con un nostro ospite che è in collegamento dagli studi di Santa Giulia a Milano. Vi presento Stefano Pizziali, che è proprio responsabile CESVI per la sicurezza. Buon pomeriggio e grazie per questo Buongiorno. intervento. Allora, cerchiamo di capire quali sono allora i rischi che corrono gli operatori. Voi operate in zone ad alto rischio, tra cui anche l'Afghanistan. Quindi come vi preparate? Ma questa giornata accade un pochino sottovoce perché siamo bersagliati da notizie molto più drammatiche, però ci ricorda che negli ultimi 10 anni ben 700 operatori umanitari hanno perso la vita in iniziative di soccorso e di aiuto umanitario. Solamente nel 2008 260 persone sono rimaste vittime di violenze durante lo svolgimento della loro azione di aiuto umanitario. 60 di loro sono state rapite e 120 sono state uccise. La stragrande maggioranza è sicuramente costituita da operatori locali, perché comunque gran parte delle organizzazioni ormai si avvalgono di operatori locali, però un operatore internazionale, un operatore espatriato ha 5 volte più probabilità di essere vittima di un incidente. Pertanto, noi come CESVI, che siamo operativi in diversi paesi ad alto rischio, dall'Afghanistan al Sudan, dalla Repubblica Democratica del Congo alla Somalia, con circa una ventina di operatori internazionali, la gran parte italiani e naturalmente molti operatori locali, dal 2003 abbiamo preso seriamente in considerazione la necessità di formare il nostro staff prima della Certo. partenza. Infatti, Pizziani, mi scusi se la interrompo, spesso si parla del coraggio, dello spirito dell'operatore umanitario, ma non si sa appunto qual è il suo identikit, com'è la sua professionalità, quanto guadagna anche, perché questo lavoro immagino che lo fa anche con un rimborso. Ma sicuramente la gran parte delle persone che stanno all'estero per noi riceve un rimborso, un compenso per il proprio lavoro, per la propria attività, ma quello che è importante sottolineare è che è stata stimata come essere una delle 5 professioni più rischiose al mondo. E quindi in situazioni come quelle che accadono in questi giorni, solo persone preparate possono essere in grado di affrontare eventi come quelli che accadono tutti i giorni nella Repubblica Democratica del Congo piuttosto che in Afghanistan. Ecco, Pizziali, ci faccia qualche esempio sul tipo di preparazione dei vostri operatori. Ad esempio, immagino che non andranno lì armati, per esempio. No, indubbiamente la prima strada che noi cerchiamo di perseguire è di creare consenso tra la popolazione nella quale stiamo intervenendo, quindi cercare di fare in modo che la nostra organizzazione venga accettata, ma sicuramente poi bisogna puntare anche sulla protezione e quindi abbiamo attività di formazione nelle missioni più a rischio, abbiamo un responsabile della sicurezza direttamente sul campo, abbiamo dei piani di evacuazione di natura sanitaria piuttosto che di sicurezza. Nel caso dell'Afghanistan, per esempio, abbiamo allontanato per tempo il nostro staff espatriato, abbiamo grandi investimenti anche sullo staff locale. Noi oggi in Afghanistan abbiamo solamente 2 operatori internazionali perché abbiamo operatori afghani che lavorano con noi da quasi 7-8 anni. E Per gli cui altri dove sono? gli operatori internazionali sono in questo momento uno in Pakistan e uno in Italia per fare le ferie, quindi lo saluto. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ovviamente Grazie. buon lavoro a lei, buon lavoro a tutti gli operatori del CESVI, non solo che sono in questi paesi così a rischio. Buona giornata, noi adesso parliamo di Grazie a voi. tutt'altro, Olga. Sì, cambiamo decisamente argomento perché non si ferma la saga legata alla morte di Michael Jackson, il medico personale della pop star.